Buongiorno a tutti, eccoci qua, in partenza direzione Milano Centrale e poi Imola. Perché? Perché questo weekend andiamo a seguire la 6 ore di Imola, tappa italiana del campionato WEC, World Endurance Championship, ovviamente ospiti di Ferrari, quindi un super grazie a Ferrari. Io vi porto con me in questo viaggio molto molto interessante, ricco davvero di cose da fare e soprattutto da vedere. E come forse si capirà dal rumore qui che sentite, siamo arrivati. Qui di fianco a me è il circuito di Imola, siamo più o meno all'altezza del tamburello, per chi conoscesse la pista. Ora andiamo a recuperare il pass e entriamo. Bene, eccoci qui, siamo entrati nel paddock del circuito. E allora, intanto che qui continuano a girare, spero mi sentiate, vi racconto un attimo che cos'è il WEC. WEC, acronimo di World Endurance Championship, quindi è il campionato mondiale endurance, ovvero le gare di lunga durata. Si divide, diciamo così, in 8 appuntamenti durante l'anno. Il primo si è già svolto circa un mese e mezzo fa in Qatar, il secondo è questo della 6 ore di Imola, dopodiché ci si sposta in Belgio per la gara a Spa-Francorchamps e poi si va su quello che è il circuito più iconico forse di questo campionato, il più famoso, ovvero quello di Le Mans per la 24 ore, la gara storica più famosa per quello che riguarda proprio le gare endurance. Vincere la 24 ore di Le Mans vale una stagione. A quel punto poi ci si sposta in America, prima in Sud America, Brasile, Interlagos, circuito di Interlagos, e dopodiché si vola a Austin, in Texas, invece per la 6 ore delle Americhe. A quel punto via dall'altra parte del mondo, in Giappone, per la 6 ore di Fuji, e si conclude tutto quanto in Bahrain con la 8 ore proprio del Bahrain. E intanto che siamo qui ancora andiamo a raggiungere un posticino speciale che vi dico tra poco, vi parlo anche del sistema di assegnazione dei punti. Allora, le gare, diciamo, standard, quelle da 6 ore, utilizzano un sistema di assegnazione punti molto simile a quello della Formula 1, anzi direi identico, quindi i primi 10 piloti vanno a punti, con il primo di questi che prende 25 punti. Le gare di 8 o 10 ore, quindi la 8 ore del Bahrain e la prima gara, quella in Qatar, che dura circa 10 ore, assegnano invece un punteggio moltiplicato di 1,5 volte rispetto a quello standard, quindi il primo prende 38 punti, e infine la gara regina, ovvero la 24 ore di Le Mans, assegna un punteggio moltiplicato per 2, quindi si parla di 50 punti per il primo in classifica. In tutte le tappe poi c'è un punto extra assegnato a chi riesce a ottenere la pole position. E vi dicevo che sto andando in un posticino speciale perché purtroppo mi tocca andare a fare un hot lap con una fantastica 296 GTB guidata da uno dei piloti della categoria GT3, e dopo vi spiego anche come funzionano le categorie. Eccoci qua, appena finito, ragazzi, che esperienza incredibile, davvero non ci si rende conto di quanto vadano forti questi ragazzi su queste macchine. Stare su una 296 GTB, che è comunque una vettura stradale, ma guidata da un pilota ufficiale Ferrari del campionato GT3, è un'esperienza
veramente fuori da ogni tipo di immaginazione. Poi su un circuito come questo, Imola, dove è un continuo saliscendi, una cosa incredibile, davvero, cioè sembra quasi di stare un otto volante tutto il pezzo dalla Tosa che sale su verso la Piratella, poi giù verso le acque minerali e di nuovo su per la variante alta e poi ancora giù in picchiata per la Rivazza 1 e la Rivazza 2. Ragazzi, è una roba davvero da star male se si è fatto una colazione un pochino pesante. Io non immagino neanche come facciano questi piloti a girare per due ore di fila con queste sollecitazioni. Mi gira la testa solo al pensiero, ma ora torniamo in Hospitality Ferrari e andiamo a fare due chiacchiere con i piloti. Antonio, lo scorso anno Pullman Aleman, una delle piste più iconiche per quello che riguarda i motori in generale, su una delle auto più veloci del mondo, sensazioni, cosa si prova? È stato un weekend speciale, fare la proposition lì in una gara così storica e soprattutto speciale per Ferrari per il ritorno dopo tanti anni. È stato qualcosa di unico che sicuramente ricorderò a vita. E invece qui avete già girato stamattina qui a Imola, una pista molto diversa da Le Mans, secondo me spettacolare. Ti chiedo due cose: il punto per te più bello e quello dove secondo te si fa la prestazione sul giro secco. Ma Imola credo che non ci sia un punto in particolare più bello, la pista è veramente affascinante, soprattutto la sequenza dalla Piratella alle acque minerali, lì è veramente molto molto bello. Penso che la differenza qui devi farla tutto il giro, perché è facile fare degli errori, non è spazio con le vie di fuga, quindi bisogna cercare di fare il giro perfetto e mettere tutto insieme. Va bene, grazie mille Antonio, ti faccio un enorme in bocca al lupo, ovviamente Forza Italia, Forza Ferrari. Crepi, grazie. Altra esperienza incredibile, grazie davvero tantissimo a Ferrari ancora una volta per la disponibilità, ma ora c'è davvero pochissimo, ma pochissimo tempo da perdere, via, velocissimi in sala stampa, perché tra poco iniziano le qualifiche. Qui proprio dietro di me c'è l'ingresso della sala stampa, ma prima di salire quindi vi racconto un attimo come si svolgono le qualifiche, perché proprio quest'anno c'è stato un piccolo, diciamo, rimodellamento delle modalità di qualifica e quindi tutte quante le vetture entrano in pista per i primi 12 minuti, per la prima sessione di 12 minuti, dopodiché le migliori 10, i migliori 10 piloti, e attenzione, solo un pilota per ogni equipaggio svolge le qualifiche, quindi i migliori 10 piloti, i migliori 10 team si sfidano poi nuovamente in un'altra sessione da soli 10 minuti, quella che viene definita la Hyper Pole, per definire poi le vere prime 10 posizioni della classifica, quindi quella che è la vera griglia di partenza del Gran Premio, o in questo caso della 6 ore di Imola. Eccoci qui ragazzi, wow, che programma intenso e soprattutto, mamma mia, è davvero impossibile parlare qui, e soprattutto, wow, che qualifica ragazzi, che qualifica, quando si dice iniziare con il piede giusto, tutte e tre le Ferrari nelle prime tre posizioni e domani sarà super interessante per la gara davvero. Ma in questa nostra fantastica, incredibile esperienza con Ferrari non c'è soltanto la pista, non ci sono soltanto i motori, il rumore dei motori, non c'è soltanto il profumo di benzina, ma anche un po' di cultura. E qui siamo a Lugo di Romagna, di fronte a questa che è la porta d'ingresso della casa natale di Francesco Baracca, che ora è diventato un museo alla sua memoria. Ma cosa c'entra Francesco Baracca con Ferrari? Anzitutto, chi è Francesco Baracca? Francesco Baracca è uno dei piloti, degli aviatori più importanti per quello che riguarda l'esercito italiano durante la prima guerra mondiale, e ha un legame abbastanza stretto in realtà con Ferrari. Questo perché dopo la sua morte
la madre occuperà sostanzialmente tutta la sua vita a celebrare la memoria del figlio. E qualche anno dopo la morte di Francesco, la madre conoscerà Enzo Ferrari, al quale chiederà, o meglio, al quale dirà di mettere sulle proprie auto il cavallino, che era lo stemma che Francesco aveva sul suo aeroplano per essere riconosciuto in volo. Ebbene, la madre dirà a Enzo Ferrari, dopo averlo conosciuto, metti il cavallino di mio figlio sulle tue auto, ti porterà fortuna. E così sarà, perché qualche anno dopo, nel 1932, per la prima volta, Enzo Ferrari metterà il cavallino proprio sulla sua Alfa Romeo. Allora era già stata creata la scuderia Ferrari, ma ancora lui correva con Alfa Romeo, e metterà proprio il cavallino sulla sua Alfa Romeo per distinguerla, e appunto da qui nasce la storia del cavallino e della Ferrari, che diventerà poi lo stemma proprio di Ferrari, inserito all'interno di uno scudo di colore giallo. Come sappiamo, giallo è il colore che identifica la città di Modena, e quindi da qui poi nascerà effettivamente quello che è tutt'oggi lo stemma, l'effigie che permette di riconoscere in tutto il mondo le vetture del cavallino rampante. Terzo giorno qui a Imola, le auto stanno già girando, questa mattina lo sentite qui di fianco a me, oggi giacchino perché il tempo non è dei migliori. Ieri le Ferrari sono andate fortissimo, primo, secondo e terzo posto in qualifica, quindi partiranno davanti a tutti in griglia, al contrario un po' di quello che è successo in Qatar, dove invece avevano dominato le Porsche. Ma diciamo che questi ribaltamenti di gerarchie sono abbastanza frequenti nel mondiale WEC per via del BOP. Che cos'è il BOP? L'acronimo di Balance of Performance, esattamente quello che dice quindi l'acronimo, no? Quindi un sistema di bilanciamento delle performance in base a quelli che sono i risultati della gara precedente. In quelle successive le auto possono subire delle penalizzazioni, tra virgolette, o comunque possono essere sì penalizzate, oppure possono essere migliorate, diciamo così, nelle loro prestazioni. In che modo? Con gli inserimenti di alcune zavorre, con l'aumento o la diminuzione della potenza della componente elettrica del motore, o anche con la riduzione della capacità del serbatoio. In questo modo le auto che sono andate più veloci durante il Gran Premio precedente possono essere invece più lente, un pochino più lente in quello successivo, e così è sempre garantito, diciamo, la competitività massima, è sempre garantito lo spettacolo, e quindi il campionato, ma anche le singole gare, sono molto molto combattute. Un sistema particolare, sicuramente interessante. Fatemi sapere un po' nei commenti se voi pensate che sia un sistema valido e se magari debba essere introdotto anche in altre categorie, tipo la Formula 1. Ma ovviamente, secondo voi, potevamo essere a Imola in occasione del campionato WEC, della 6 ore di Imola, ospiti di Ferrari e non provare una Ferrari? Ovviamente no, e quindi ecco alle mie spalle la Ferrari Roma Coupé, un'auto incredibile sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto secondo me del design. A mio modo di vedere è un'auto bellissima, forse una delle più belle, sicuramente la più elegante uscita negli ultimi anni dalle fabbriche di Maranello. Davvero queste linee filanti, sinuose, con questo cofano lunghissimo che ospita il V8 biturbo da oltre 600 cavalli, sono linee secondo me senza tempo, riprendono un pochino quelli che erano gli stilemi del cavallino degli anni 60-70, ma sono linee attualissime anche oggi, anche perché sono state personalizzate, ovviamente attualizzate, con degli elementi come questi gruppi ottici frontali super filanti e quelli posteriori un po' anche futuristici, che la rendono comunque super attuale, restando però un grandissimo classico, un'auto davvero stupenda, anche in questo colore azzurro fumé, potremmo definirlo così. Ma ora non voglio tediarvi oltre con le mie chiacchiere in questo video, uscirà ovviamente un video dedicato con un test drive un pochino più approfondito, in questo caso però voglio assolutamente farvi sentire il suo suono, e quindi saliamo a bordo e godiamocela un pochino alla guida.
Eccoci qua, tornati dentro al circuito. Siamo nella fan zone oggi molto molto più affollata rispetto ai giorni scorsi. Ora torniamo in zona paddock, pranzo, poi grid walk, quindi passeggiata sulla griglia di partenza con le auto schierate, e poi parte la gara. Ho aspettato a parlarvi delle macchine perché sapevo sarei stato qui, esattamente sulla griglia di partenza. Qui alla mia destra tutte le macchine schierate. Due curiosità sulle macchine: sono due le categorie che corrono il mondiale endurance. La prima è la categoria hypercar, dove corrono ovviamente la Ferrari numero 50, quella numero 51 che l'anno scorso ha vinto Le Mans, e la 83. Quest'anno infatti oltre alle due auto ufficiali Ferrari c'è un'auto privata sempre Ferrari, la numero 83, nel cui equipaggio tra l'altro c'è anche Robert Kubica, conoscenza ovviamente anche nel mondo della Formula 1. Dicevamo, due categorie: la categoria hypercar con due tipologie di macchine, le LMH, che sono prototipi costruiti interamente dalle case ovviamente che partecipano al campionato, e poi la categoria LMDH, formata invece da auto che hanno alcune parti in comune, costano un pochino di meno ma riescono comunque ad essere competitive grazie al BOP di cui vi ho già parlato. La seconda categoria invece è quella delle LMGT3, quindi delle auto che potremmo definire derivate di serie. Alla base ci sono dei modelli diciamo stradali, potremmo definirli così, sono comunque ovviamente delle supercar, alla base però ci sono dei modelli stradali, e quindi questi modelli stradali che vengono ovviamente modificati e le cui prestazioni vengono elevate all'ennesima potenza per poter competere proprio all'interno di questa categoria del mondiale endurance. Fino allo scorso anno c'era anche una terza categoria che era l'LMP2, diciamo a metà strada tra le GT e le hypercar, una categoria che è stata però eliminata per avere un pochino meno auto in pista e per aumentare lo spettacolo. Su alcune delle piste del campionato infatti avere oltre 40 vetture in pista cominciava a diventare un problema. L'unica gara in cui le LMP2 continuano a gareggiare è la più iconica, ovvero Le Mans. Stanno partendo, tra poco non mi sentirete più, eccoli che arrivano. Partiti! Piccolo aggiornamento dopo 3 ore di gara: pit stop effettuati, cambio pilota effettuati, in testa ci sono due Ferrari, la 50 e la 51. Speriamo finisca così. Ora stiamo di nuovo uscendo dalla sala stampa perché andiamo a fare un giro nel box Ferrari. Purtroppo non potrò filmare nulla, spero Ferrari mi dia qualche clip, qualche cosa da farvi vedere, altrimenti vorrà dire che ve lo racconterò. Altro aggiornamento: dopo 4 ore di gara, come vedete, ha iniziato a piovere e purtroppo nella danza delle soste ai box la Ferrari è rimasta un pochino indietro. In questo momento sesto, settimo e ottavo, le tre Ferrari che hanno ritardato l'uscita nella speranza che smettesse di piovere. Come vedete non ha smesso di piovere, quindi alla fine sono dovute rientrare. Mancano ancora però 2 ore di gara, speriamo magari con una safety car nel prossimo giro di rifornimenti possano riuscire a migliorare la loro posizione. Vediamo, ci risentiamo alla fine. Stiamo abbandonando l'autodromo, esperienza conclusa, esperienza incredibile, ringraziamo ancora davvero Ferrari. Purtroppo la gara non è andata come speravamo, come già detto prima la danza dei pit stop ha portato la Ferrari un pochino indietro, e quindi niente, sarà per la prossima, speriamo in Spa, ma soprattutto speriamo in una replica del risultato dello scorso anno alla 24 ore di Le Mans. Io vi saluto, forza Ferrari sempre e comunque, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Ciao ciao e alla prossima!